cinquantenne ricco e per bene, sposa Federica Pesenti, di 15 anni più giovane, e si trasferisce nel paese dove lei è nata e cresciuta. Manera così varca il confine invisibile della provincia profonda e la sua vita diventa un incubo. Subisce atti intimidatori sempre più gravi. Il paese lo abbandona, in fondo è uno straniero. L'unica persona ad aiutarlo è una guardia giurata dalla vita sfortunata, convinto che certe faccende vadano risolte tra paesani. Una valle chiusa, tra i paesi lungo una provinciale intasata dai tir e disseminata di fabbriche. Dominano i maggiorenti, l'elite di capitani di industria che ha costruito l'ordine del duro lavoro per tanti, del profitto per pochi e delle menzogne per tutti. Nel segno della fatalità, questo romanzo sovverte la logica del poliziesco, mostrando la ferocia inconfessabile della brava gente, inchiodando il lettore all'enigma che nessuna detection può risolvere, il mistero di chi siamo davvero.